il coach con il tricolore sul petto. Manca ancora l'ufficialità, ma ripartirà da Angelo Lorenzetti, Sir Safety, Susa Perugia. L'esperto tecnico fanese, classe 1964, giusto poche ore fa ha conquistato il suo quarto scudetto in carriera con Trentino, capace di spodestare l'egemonia di Civitanova nella decisiva gara 5 per il primo titolo nazionale conquistato con l'Itas dopo i successi con Modena e Piacenza. Lorenzetti è l'uomo scelto da Patron Sirci per ripartire con un roster che cambierà solo per quanto riguarda le alternative ai titolari e l'unico switch pesante riguarda il ruolo di opposto, con l'innesto del tunisino Bentara al posto di Ricicli, diretto proprio a Trento. Queste le principali mosse della proprietà perugina dopo un'annata che Supercoppa, Mundialito e il record di vittorie restano comunque in secondo piano rispetto all'uscita di scena in Coppa Italia, Champions League e Playoff Scudetto, con l'ultima amarezza dell'atto finale di Playoff Challenge vinto da Monza, capace di espugnare al tiebreak il Palabarton, strappando così il pass per l'Europa, mentre Perugia chiude, nel peggiore dei modi, la gestione firmata da coach Andrea Anastasi, pronto ora a guidare Piacenza e che, anche se con tangibile delusione, ha ricevuto il tributo del popolo dei sirmaniaci. Purtroppo, sai, quest'ultima parte della stagione ci ha lasciato molti strascichi negativi, troppe polemiche, troppe cose che non funzionavano e alla fine, insomma, questa mancanza di capacità di saper lottare insieme ci ha punito. Una prima parte fantastica, un record di imbattibilità in campionato e poi siamo stati deficitari come abbiamo fatto oggi nel momento più importante, quindi insomma ci siamo meritati le frustrazioni, i malumori che abbiamo oggi, quindi mi spiace questo. Ma a parte questo devo dire che mi sono trovato benissimo con i ragazzi e con lo staff, purtroppo i risultati dello sport sono questi e quindi si va avanti, ci sarà aria nuova il prossimo anno qui e auguro in bocca al lupo alla SIA.